TAP, Di Maio, M5S resta contrario ultime notizie gasdotto, non c'è accordo con Lega, ma lo troveremo. Nessun passo indietro del Movimento 5 Stelle per la TAP, il progetto per il gasdotto transadriatico che ha trovato forte opposizione nei cittadini pugliesi per la scelta di San Foca come punto d'approdo. Dal palco di Digiton 2018, Abbi sceglie, Luigi Di Maio ha ribadito l'opposizione alla costruzione del corridoio per il trasporto del gas. Il Movimento 5 Stelle ha firmato un impegno no TAP, ma su questo troveremo una soluzione con la Lega. Per ora non c'è un accordo tra Lega e M5S sulla TAP, ma lo dovremo trovare presto, e solo attraverso il dialogo con le istituzioni locali e le associazioni, ha dichiarato ieri il ministro dell'Interno e dello Sviluppo Economico rispondendo ad una domanda di Massimo Giletti sul tema. Ne ha riparlato oggi da Bari, in occasione della visita alla Fiera del Levante, il dossier è sul tavolo del Presidente del Consiglio. Come abbiamo affrontato altri dossier in questi mesi, così affronteremo quello sulla TAP. TAP, Di Maio, M5S resta contrario. La decisione sulla TAP passa inevitabilmente dal dialogo con le comunità locali. Lo ha precisato il vicepremier Luigi Di Maio a margine della visita alla Fiera del Levante di Bari. Inutile pensare di fare un'opera senza affrontare il tema con le comunità locali, sindaco, cittadini e associazioni che si battono per il territorio. Qualcuno evidenzia la vicinanza del Movimento 5 Stelle alle battaglie ambientali del governatore pugliese Michele Emiliano. Più che vicini ad Emiliano, siamo vicini alla gente. Eppure c'è stata convergenza per l'Ilva, in questi tre mesi uno dei presidi istituzionali con cui ho collaborato in maniera efficace è la Regione Puglia e il suo presidente. Mi ha aiutato a ricostruire tante questioni, a partire dall'Ilva, aveva ammesso ieri Di Maio a Abbi sceglie. Per ora comunque nessun rappresentante del governo è giunto a San Foca per affrontare la delicata questione.